Amiche ed amici di Games Village, bentornati ancora una volta in quel di Gamescom 2019 a Colonia. Siamo qui per parlarvi insieme con Valerio della demo di Final Fantasy VII Remake. Ti riesco a sentire gli urli da dietro la telecamera della gente, incredibile. Incredibile. E che ha provato il nostro buon Valerio proprio qui alla Gamescom. Demo che però è la stessa, ci hai detto, dell'ultimo E3. Perciò ti chiediamo, qual è il tuo personale punto di vista su una demo che all'ultimo E3 aveva provato Marco e che invece in questa sede hai provato tu? Cosa te ne è parso? Allora, personalmente il mio punto di vista sui remake è sempre uno un po' conservatore, quindi Final Fantasy VII Remake non l'ho mai visto di buon occhio, però c'è da dire che provandolo direttamente riesce a percepire un sistema di gioco che Square Enix ha limato alla perfezione, quindi il fatto di poter controllare Cloud, Barrett che si intrufolano nella serie Shira e poi combattono contro la sentinella, lo scorpione, ti dà una sensazione diversa, che non è simile a quella del remake di Crash Bandicoot, al remake di Spyro. Sono cose ben diverse. Final Fantasy VII Remake vuole essere un'esperienza del tutto diversa e distinta rispetto ai tanti remake che si sono susseguiti negli anni. Quindi assolutamente per me è stata un'esperienza positiva che mi ha cambiato un po' appunto la prospettiva su questo titolo. Approfittando di questa domanda che sto per farti, poi magari ci dirai qualcosa del gameplay, dei combattimenti. Pensi che la variazione da combattimento a turni a questa sorta di ibrido che un po' ricorda l'Active Time Battle, un po' ricorda Final Fantasy XIII, l'odiatissimo Final Fantasy XIII. Che cosa ha portato a Final Fantasy VII Remake? Cioè come funziona Final Fantasy VII Remake con questo sistema di combattimento così particolare e ibrido? È un sistema assolutamente dinamico che però non vuole abbandonare o gettare le basi di Final Fantasy VII, l'originale. Quindi è sia un sistema di gioco dinamico appunto in cui devi scegliere cosa fare in tempo reale, quindi attaccare il nemico, fare delle scelte lì, schivare, bloccare gli attacchi del nemico, quindi un po' Kingdom Hearts, un po' Final Fantasy XIII appunto e XII, con la possibilità di bloccare il tempo e scegliere tramite la barra ATB che si carica con gli attacchi, le schivate e i blocchi, le magie, le abilità e gli oggetti da utilizzare. Quindi è molto 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 particolare e unisce appunto sia la tradizione di Square Enix con Final Fantasy con i capitoli più moderni della serie. È un po' la perfezione che si unisce appunto i capitoli precedenti a quelli più recenti. Sviscerato quindi il gameplay, ti volevo chiedere anche, per quanto riguarda invece la parte grafica, la parte tecnica, Final Fantasy VII Remake com'è? Perché in fondo quando si parla di remake, quella è la prima cosa che viene in mente come evoluzione. Sì. Allora, Final Fantasy VII Remake, devo dire che fino al combattimento con il boss, quindi tra nemici un po' comuni anche, i soldati e i robot minori, non dava diciamo segni di alcun problema nel frame rate, ma la cosa più importante è che non ha dato problemi neanche durante la boss fight contro la sentinella, che è un avversario che ti lancia razzi, missili esplosivi, fiamme, esplosioni a go-go. Ed è importantissimo che il framerate rimanga stabile anche per scegliere nel microsecondo se bloccare, schivare e fare magari anche utilizzare delle abilità e delle magie. Ovviamente anche lì utilizzare l'abilità limit non distrugge completamente il framerate e rimane tutto fluido, ma allo stesso tempo lo stile grafico è buono, è anche molto simile a quello di Final Fantasy XV, ma migliora anche alcuni aspetti, quindi devo dire che anche lì c'è poco da criticare, ci sono pochissimi elementi, poche limature sui lati più esterni dei personaggi, dei modelli, ma sono cose talmente minori che possono essere tranquillamente tralasciate nelle critiche. Beh, direi che quindi i fan della serie possono dormire sonni tranquilli perché Final Fantasy VII Remake sta tenendo fede alle sue promesse. Detto ciò, vi ringraziamo Valerio e vi ricordiamo ancora una volta di seguirci sempre sulla nostra pagina sia YouTube che sul sito per ulteriori aggiornamenti e anteprime di numerosi titoli che abbiamo coperto qui alla Gamescom 2019 e in chiusura al posto di alla prossima, mi sento di dirvi, non livellate a Aerith.